Vi do quindi il benvenuto in ciò che potrebbe essere la mia più grande impresa o uno dei tanti fallimenti. Sono più propenso per la seconda opzione. In ogni caso, come vedete, c'ho mezzo cuore, tanta ansia e una zona che onestamente fa alquanto sboccare. Ma vabbè, accontentiamoci del poco che abbiamo. Oddio, potrei suicidarmi e cambiare mondo. Ci pensiamo dopo. Proviamo a battere il drago. È un po' che non gioco a Minecraft e già non ero un fenomeno, immaginate adesso. Il legno è stato preso, mi sono fatto i vari utensili o utensili che dir si voglia, ma do sti salti non li devo fare mai più. E ora ci prendiamo, come di diritto, la vita della pecora. Quindi se il signore pecora non ci dà troppi vestiti, perfetto. Oddio, c'è un pipistrello. Caverna incoming? Non lo so, per il momento... Fuciliamo anche l'altra pecora, cioè che fai, la lasci da sola abbandonata? Non credo proprio. No, vabbè, che culo, ma signori del sommo YouTube, vedo coi miei occhi con 6 decimi... un villaggetto buono, bello questo villaggio. Però prima del villaggio prenderei la pietra, così mi potenzio. E poi andiamo al villaggio belli potenziali. Cioè, guarda la setta segretissima delle pecore, tutte lì che ciacolano, che confabulano. Facciamo che vi ammazzo tu. Madò, che sberla, one shottata. Stu! Nope! Non prenderla. Ok, quindi il letto sostanzialmente, a parte che avremmo potuto rubarlo ai villagers, ce l'abbiamo già. E ci abbiamo anche già 8 di cibo. Stonks. Oh yes. Oh yes. Sono abbastanza sicuro che, secondo i miei calcoli, questo villaggio è stata una benedizione. Ho sentito un rumore incredibile e quel cactus potrebbe essere il nostro killer. Quindi nel dubbio lo uccidiamo per sempre. Ma continuiamo nella nostra avventura. Allora, mi devo prendere... è vero, non ho il carbone. Però c'ho un letto color ciano. Quindi faccio razzia nel villaggio. E se muoio, ovviamente vedrete me piangere, ma questo è un altro discorso. Se invece trovo qualcosa di incredibile, vi faccio sapere. Tipo il mini villager. Questo sì che è incredibile. No, raga, questo è incredibile. Non lo picchio perché poi c'è il golem. Però in una normale run l'avrei picchiato. Ci vediamo dopo. Allora, piccolo riassunto. Ho messo in questa cesta tutte le cose inutili. Ho trovato un po' di ossidiana e l'iron boots. Dei libri, delle robe. Comunque siamo messi abbastanza bene. E un botto di cibo, cioè letteralmente troppo. Quindi il letto me lo riprenderei, gentilmente. E mi prenderei, senza magari morire. Perfetto. Capito, no. Ok. No, vabbè. No, fermi tutti. Fermi, letteralmente. Allora, non devo cadere adesso perché sennò è la fine, quindi voglio stare proprio stratte. Tipo che il mio cuore si è fermato per almeno 5 secondi. Ok, ci siamo arrivati. Oh no, però sta zona aspetta, fammeli spaccare. No, raga, poi io sono stupido, io li colpisco sti cosi. Sta zona è top. Vai, acqua. No, volevo fare l'ossidiana in realtà. Allora, ho trovato una caverna che potrei in realtà... però mi sa che forse finisce qui. Perché vorrei farmi uno scudo in realtà. Ridammi questo, va, che però non c'ho neanche il carbone. Vorrei farmi uno scudo appunto, ma non ho il ferro. Continuo nell'esplorazione sempre dritto in realtà e speriamo di trovare qualcosa. 3 hours later. Allora, mi sono messo a esplorare un cifro. E ho trovato questo. No, oddio, mi voglio buttare. Che sia il momento? Sì, non dovrei morire. Ma perché io mi devo mettere a fare queste cose? Non posso tranquillamente andare giù scavando. No, dobbiamo buttarci? 3, 2, 1. Uff, è stato un piacere. Non... Oh, madò, l'ho sentita tutta la hit, tutta. Allora, quindi, c'ho del ferro, Optimus Prime. Avete capito? No, sento uno zombie. No, non so dove si... No, raga, ci vado a morire. Ne sento tanti. Il piano è semplice. Mi sono dimenticato. Ok, allora, praticamente devo prendere questo, Stuck, metti a cuocere il ferro e ora mi vado a creare lo scudo. E ci facciamo proprio lui. Stuck. Quindi, scudo fatto, sappiamo come utilizzarlo. Circa. E ok, dobbiamo liberarci di letteralmente uno zombie e non farci colpire dalla lava. Dove sei? Però qua. Dove è andato? È un illusionista questo zombie. Raga, dove è andato? Vabbè, facciamo finta che non ci sia più. Ok? Io non ti vedo. Eccolo, madò. Udini, è l'Udini degli zombie. Satta, pigliate sto colpo. Oh, oddio, quanta lentezza in un solo uomo. Va bene,
Ok, allora però prima di fare tutto il resto mi vado a craftare malamente un altro piccone. Potrebbe esserci anche qualcosa di utile. Qui invece solo fallimenti e terra. Si va nel profondo rosso, no? Nel blu dipinto di... Cosa sto dicendo? Sta zona è bella safe, quindi io farei così, senza né saper leggere e neanche costruire. E mi luto questo ferro e mi faccio altre torce, tra l'altro. Che poi in realtà farci l'armatura in realtà è irrilevante perché abbiamo mezzo cuore. Perciò non serve. Quindi mi prendo il ferro, non per l'armatura, bensì per il secchiello. Per poi andare a creare l'ossidiana con la lava. Ovviamente ci serviranno i diamanti per tutto ciò. Bene, mi metto decisamente a scavare un pochino. Se trovo qualcosa di buono o muoio malamente, ve lo dico e devo chiudere anche qua, tra l'altro. Quindi chiudiamo il tutto, non facciamo passare niente. E va bene, mi metto a scavare, ci becchiamo dopo sperando di trovare qualcosa. O magari adesso senza taglio? Così? No, assolutamente no. Vabbè, ci vediamo dopo. Lapislazzuli. Buono. Yes. Allora. Come dirvelo in parole povere? Abbiamo trovato la lava. Questo potrebbe portare alla nostra fine. E voi direte, ma perché? Lascia fare. Perché ho sentito una cifra. Una cifra di zombie e nemici vari. Io vado avanti, ma sappiate che potremmo non tornare indietro. Cosa mai potrebbe andare storto? Giusto? Madò, senti quanti mostri alla fine, ma perché io non faccio le mod normali del tipo, non so, ogni blocco che scavi ti dà 700 cuori in più. No, no, facciamo le mod difficili. Yes. Signori, finalmente. Oddio, finalmente. Dammi tutti. Tre diamanti. Quattro. Ottimo. Ottimo, me ne servivano tre. Non ho più spazio nell'inventario, voglio piangere. Ma buttiamo via questo e questo. Dammi tutti i diamanti, quanti ne ho? 5. Allora, sto scavando da 79 ore, tipo. Non lo so, ero minorenne quando ho iniziato a scavare. E tra l'altro qua in parte c'è anche l'ossidiana. Quindi ci facciamo, tipo prima di subito. Dov'è la crafting table? Ok. Ci facciamo il piccone di diamante e ci prendiamo. Guarda che ce lo suggerisce anche il gioco. E ci prendiamo l'ossidiana. Ora non vorrei smarronare. E sotto c'è la lava. Parrebbe di no. Provo a iniziare a prendere l'ossidiana sperando appunto che non ci sia la lava, me ne prendo un po' di pezzi e poi andiamo nel portale del finalmente Nether. Dovremmo fare anche l'accendino in realtà. Ho fatto il portale del Nether, ho fatto pulizia nell'inventario circa, ho tolto un po' di cose che non mi servivano. Signori, finalmente è il momento di andare nel Nether. Moriremo probabilmente in quella zona, ma almeno possiamo dire di esserci arrivati. Il primo passo lo possiamo fare o siamo già morti? Perfetto, lo possiamo fare. Ok, niente. No, sto sbagliando tutto, ma do panico. Panico in sala stampa. Allora, io qui, sinceramente, non ci vorrei andare. Raga, cosa sta succedendo? Ma non mi fa andare di qua. È glitchatissimo. Cosa? Come ho fatto a morire? No, dai, stava... No, stava andando tutto così bene. Potrei sapere cosa è successo? Guarda qui il villaggetto che ci aveva portato alla gloria. L'unica cosa positiva è che questa mod l'ho inserita tra tutte le altre mod nel server Discord. Il link è in descrizione. Entrateci pure e fatemi sapere se voi avete fatto meglio di me o anche a voi vi si è buggato Minecraft. Alla prossima. Ciao.